Venerdì 25 agosto, secondo giorno della Fiera di San Bartolomeo, e allora andiamo a scoprire le novità e che cosa acquisteranno i suoi visitatori. La Fiera dell'Est per due. Signora, che cosa ha acquistato stamattina? Stamattina ho acquistato due cuscini, così delle cose comperate in quei negozietti che costano un euro ciascuna. Cose per la casa? Sì, per la casa, ecco, basta. Ho trovato quindi buone occasioni stamattina? Sì, sì. Ma lei di dov'è? Di Fano? Sì, di Fano. Ma una curiosità, che cosa pensa del nuovo allungamento verso il Lido? Mi piace così, sì, meglio che nell'altro modo, nella disposizione che aveva di solito. Signora, lei da dove viene e da quanti anni viene qua a Fano? Noi veniamo dalla Sicilia e sono già ben 30 anni che veniamo a Fano. Sostende, che cosa vediamo? Allora, vediamo un giochino, le piste per i bambini, che sono molto costruttive, anziché farli stare sempre al telefonino, almeno li facciamo giocare, perché ormai questi telefonini sono terribili. E allora abbiamo questa, la ruota panoramica, un ascensore, il garage, le piste normale, un'altra pista che è particolare, perché poi sono da incastrare soltanto, quindi facile anche per i bambini da montare. Che cosa avete comprato alla fiera? Porchetta. Quindi cibo? Sì, sì, tutta roba di cibo. Vabbè, io ho un po' di shopping, dai, qualcosa, tocca pure prenderla, giusto? Abbigliamento? Certo, certo. Questo nuovo percorso del Lido, cosa pensate? Bello, bello, molto bello. Sì, sì. Da 40 anni a Fano, da dove venite? Da vicino Cuneo, da Moretta. E 6 generazioni di artigiani che lavoriamo in legno. Ci descrive i vostri prodotti? Allora, noi abbiamo tutta roba di una qualità decisamente curata, tutta roba fatta a mano. Lavoriamo il legno d'olivo, il noce, il rovere e altre essenze di legno. Abbiamo tantissimi talieri che qua sono molto apprezzati, poi dei quadri scolpiti, delle immagini sacre, dei pezzi di arredamento artigianali. In tre alla fiera che cosa avete comprato stamattina? Per pulire i vetri. Lei invece? La novità per pulire vetri, finestre, carrozzeria, bagni, acciaio. Tutte cose utili. Per la casa. Che hai comprato stamattina? Il cubo di Rubik dei Pokémon e una scatolina Pokémon. Stavo curiosando tra le varie bancarelle della fiera da mattina presto, perché almeno così è un pochino più fresco. Però ci sono tante cose carine in giro. Positivamente, perché no, almeno se hai più modo di parcheggiare, penso bene. Che cosa avete comprato stamattina alla fiera? Una moto. Tu una moto? Sì. E tu invece? Io devo comprare gli orecchini. Ancora li devi vedere, li devi scegliere. Sì. Bene, invece tua mamma che cosa ha comprato? Io ho comprato libri per bambini, invece. Sono di Fano da un anno e mezzo, vengo da Roma, adesso sono a Fano. E si trova alla fiera e ha fatto degli acquisti, che cosa ha preso? Un paio di scarpe e un intimo per adesso. Quindi ha trovato delle offerte? Sì, sì, beh, siamo appena arrivati, però c'è della buona roba. Questo è l'ombrello che cambia colore, ci spieghi un po' di che cosa si tratta? Sì, in pratica quando piove tutte le note o le stelline che sono sull'ombrello bianche si colorano di ognuno di un colore diverso. E sembra novità, carina e simpatica per tutti quanti. Prima volta che viene qua a Fano? No, sono 26 anni, 26 anni che vengo a fare la fiera di Fano. Sembra bella, quest'anno un po' troppo caldo, soprattutto per il mio articolo. Ed ecco due persone che hanno appena acquistato l'ombrello che cambia colore. Non piove, quindi noi ce lo prendiamo per il sole. Tanto è caldo, noi ci dobbiamo riparare. E anche un augurio per la pioggia? Magari.